sul mio canale, io sono Ember the Gamer e oggi siamo tornati su Ark in compagnia di Ginetto per fare quello che aspettavamo da tantissimo tempo, ovvero andare a prendere il temibile Giga. Wow, mio Dio, c'è una FIFA incredibile. Ginetto, anche tu te la stai facendo sotto, vero? Di la verità, di la verità. Allora, abbiamo finalmente finito la base sul Quetzal e ora vi farò fare un bellissimo home tour per farvi vedere cosa abbiamo combinato. Ma prima di ogni altra cosa vorrei salutare l'iscritta Beth Apple e un carissimo abbraccio anche a Stregatto Astratto, che ci segue dall'inizio, e che soprattutto è l'autore della copertina del canale, nonché delle immagini presenti nella intro e nell'outro. Ovviamente avete tutti i suoi link in descrizione, quindi andate a fargli una visitina perché fa delle cose veramente super bellissime. Un bacione a Beth Apple, quindi a Stregatto Astratto. Tanti baci, tanti abbracci. E ora pregate per me, perché appunto andremo in questa missione terribile. Allora, come potete vedere, sul Quetzal ci siamo fatti anche una piccola serra, per così, tanto per sicurezza, per comodità. Che non si sa mai, ci vogliamo fare una keyball mentre siamo in giro, può essere utile, ecco. E aspetta, dov'è che si scende qua? Ah sì, giusto, ci siamo messi le scalette qui. Ok. Perfetto, allora qua abbiamo questa specie di piccolo terrazzino, ma che principalmente sto usando solamente per salire sul tetto. Di qua abbiamo appunto la nostra serra e abbiamo messo questo scarabeo che ci produrrà tanto fertilizzante. E per le piantine, per innaffiarle, stiamo usando le borracce. Tanto alla fine mi serve che crescano giusto un pochino di cosine, più che altro le narcoberry, dopodiché siamo a posto. La camera da letto ve l'avevo già fatta vedere. Niente, qua semplicemente abbiamo chiuso tutto, quindi casetta è finita, la cucina è finita. Abbiamo i mortai, abbiamo un mobiletto, abbiamo due focherelli, abbiamo il cooking pot, abbiamo il frigo, abbiamo tutto quello che ci serve. No, mi manca una porta in realtà. Mi manca una porta, ma vabbè. Ma ti dirò, mi sa che lo teniamo anche aperto. Però mi scoccia che qua si vedono i cardini. Vabbè, non importa. Non vogliamo essere dei perfezionisti. Allora, noi qua ci siamo armati abbastanzina, abbiamo un sacco di dardi narcotizzanti, abbiamo riempito completamente tutte le borracce, abbiamo un po' di narcotici e in questa sfera poiché abbiamo preso il nostro Zena, quindi il grifone, perché penso che potrebbe essere utile. La casetta è piena di tutto quello che ci serve, direi che siamo pronti a partire, quindi finiamo gli ultimi dettagli di caricare un po' di roba sul Quetzal, dopodiché aspettiamo la mattina e partiamo a caccia del Giga. Oh mio Dio, c'ho un'ansia da prestazione ragazzi che voi non ve lo immaginate nemmeno. Ok, allora finalmente è mattina, io direi che diciamo al nostro Quetzal, che è carico che non ne può più e soprattutto è lentissimo, di seguirci. Anche se sono riuscita a fare un aggiornamento di Ark, ci sono voluti 30 miliardi di milioni di anni, perché la connessione del cellulare non è che aiuti proprio tantissimo. Però siamo riusciti a fare l'aggiornamento e adesso anche sui volatili si può aumentare la velocità di movimento. Oh che bello. Non sono felice, no, di più. Perfetto, allora... Ciccio, ci segui? Sì, guarda che casa abnorme che abbiamo fatto. Sarà un casino guidare il Quetzal con la casa così, però vabbè, non importa. Per ora ce lo portiamo solamente appresso e vediamo di andare a cercare il Giga. Mio Dio, sarà una ricerca infinita, perché da quello che ho capito è introvabile, quindi so già che passerò ore e ore davanti allo schermo. Quindi, allora, Ginetto l'acqua ce l'ha, io ce l'ho, sì, caffettino pronto, sì, perfetto. Uno spuntino c'è, sì, ho anche due biscottini da mangiare durante il viaggio, perfetto, ottimo, se siamo super attrezzatissimi. Il Quetzal però non ce la può fare, dove cribbio l'abbiamo perso adesso. Siamo partiti da 2 secondi e mi sono perso a una casa volante, vabbè. Non è quella che si dice proprio una gran partenza di quelle col botto, no, non mi serve. Aspetta, vedo un fuoco volteggiare laggiù, sì. Ciao Quetzal, siamo qua. Vieni piccolo, vieni, grazie, ok, andiamo più piano, ho capito, andiamo più piano, tranquillo. Va bene, alla lenta, mio Dio, quanto è lento. Devo alzargli il peso a manetta e anche la velocità di movimento perché qua ci moriamo. Vabbè, adesso semplicemente ci avviciniamo alla zona dove in teoria dovrebbe esserci il Giga. Poi ovviamente il Quetzal lo molliamo da una parte per starsene lì buono. Aspetta, oddio, siamo compenetrati col Quetzal. E poi ce ne andiamo in giro con Crypto oppure con il grifone, con Zena per cercare effettivamente la bestiolina carina.
Allora, ho controllato online e mi dicono che, come mi avete detto anche voi nei commenti, il Giga potrebbe trovarsi nella zona desertica, ma io quella zona l'ho spulciata fino all'ultimo granello di sabbia mentre cercavamo il super vermone e vi assicuro che io lì Giga non ne ho visto. Inoltre, ci giriamo spesso, non mi è capitato assolutamente di vederla. Cioè, di vedere il Giga. Quindi penso che andremo nell'altra zona che mi veniva indicata su Ark Gamepedia. Speriamo di trovarlo. So già che ci vorrà l'eternità di tempo. Io sto già soffrendo e abbiamo perso di nuovo il nostro Quetzal. Quetzal, piccolo amabile rincitrullito, dove cribbio sei finito? Ma io non ci credo, ma non ce la faremo mai ad arrivare nella zona dove dobbiamo arrivare. No, vabbè. Ancora lì sei. Mamma mia. No, vabbè, la zona dove dobbiamo arrivare è lontanissima. Non arriveremo mai più. Vabbè ragazzi, mi sa che qua taglio tutto e ci vediamo quando arriviamo in suddetta zona. Ho perso di nuovo il Quetzal Cribbio, più tardi. Ah no, è lì, oh, meno male. Allora, in teoria la zona dovrebbe essere questa qua davanti. Cioè la zona rossa. Io la chiamo zona rossa perché è piena di roba rossa. E quindi potrebbe... Vedo dei culi lì, aspetta. Ah no, sono pronto, ok. Vedevo dei culi giganteschi. Ho pensato potesse effettivamente essere, invece no. Sarebbe stata troppa fortuna. La casa ci segue, casa? No, la casa non ci segue, aspetta. Ok, ora casa ci segue, perfetto. E dicevo, dovremmo più o meno esserci. Cioè, in teoria potrei mollare il Quetzal qui da qualche parte. Vabbè che probabilmente se ci muoviamo rapidamente facciamo in tempo ad addomesticare il Giga e questo è ancora qua che sta arrivando, ma vabbè. Sì, direi che la zona potrebbe essere questa. Qua ci sono aquile, quindi di sicuro il Quetzal non lo parcheggiamo qui, ma porca puzzola. Ci siamo? Sì, ok. Dicevo, non posso mollare qua il Quetzal, che se me lo attaccano questo è un casino, sicuramente mi distruggono tutto. Quindi vediamo di trovare un posto un po' più tranquillo. Ma magari lo lasciamo per aria invece di parcheggiarlo effettivamente da qualche parte, così non rischiamo. Cioè tanto le aquile non salgono più di tanto, voglio dire. Se potremmo anche fare così. Allora fa vedere a che punto siamo. Ok, dai. Potremmo lasciarlo qua in alto e poi ce ne andiamo in giro con Crypto e incrociamo le dita. Speriamo di non metterci troppo tempo a trovarlo e soprattutto speriamo che non ci sbrani. Ah, Ginetto, c'è anche la lontra sulle spalle. Io mi sa che quasi quasi gliela tolgo, perché no, non vorrei che ci muoia. Cioè ovviamente spero che non vada tutto così male come mi sto immaginando in questo momento. Però non si sa mai, cioè lo sappiamo come Ark, cioè se può ucciderti ovviamente coglie ogni occasione. Allora vieni Quetzal, saliamo un pochino in altino. Ah, luce, mio Dio, gli occhi. Vieni qua, vicino a questa cascata, mi sembra un punto meraviglioso. In teoria qua in alto nessuno dovrebbe rompere l'anima al mio Quetzal, giusto? Ark, dammi un cenno di conferma. Va bene, Quetzal, fermati qui. Ok, vediamo se riesco... Oddio, devo starci troppo attenta a non cadere di sotto. Ok. Sta cosa non mi piace tanto, la dobbiamo un po' modificare. Mamma mia, quanto è pesante ora che c'è anche Crypto sopra il Quetzal, poverino. Poverino, povero Quetzal, cosa devi sopportare? Allora, qui chiudiamo la porticina. Tu Quetzal, statene qui, buono buono. Tu Scarabeo, com'è andato il viaggio? Tutto bene? Sì, sì, sembra star bene. E vediamo... Crypto? Non riesco a salire. Crypto, aspetta, ho visto per un attimo. Ok, posso salire a bordo? No, mi fa solo vedere l'inventario. No, non posso salire a bordo! Santa pazienza, Dio benedica la Osocraft, perché ora possiamo fare questa cosa e spostarci... Più in qua le scale. Ma porca miseria, dimmi se dobbiamo fare sti giochini. No, aspetta però. Dove me la piazzo mo la scala? Per forza da sto lato, ma che schifo.
Se la piazzo di qua, no, no, decisamente no. Vabbè, ascolta, la piazziamo momentaneamente qui e ciccia. Poi la sposteremo perché è proprio davanti alla porta. Porca miseria, il saltone. Temevo di finirci di sotto e non ci siamo neanche fatti paracadute. Siamo un po' dei babbei, Ginetto? Quezza il buono lì, mi raccomando non ti muovere. Spero di ricordarmi dove l'ho parcheggiato. Vabbè, dai, sì, dove ci sono queste cascate. Un po' più su, ok, dai, dai. Sì che me lo ricordo, sì che me lo ricordo. E via, partiamo alla ricerca. Aspetta, lì vedo un bestione. Aspetta. Aspetta che ho già visto un bestione e non voglio credere che sia vero. No, quello mi sa che è un Rex, vero? È un tirannosauro livello 75. Ah però. Tesoro, mi sa che torneremo a trovarti, ma non oggi, non oggi. Mi sembrava troppo culo averlo trovato così alla prima. Aspetta che ho visto un'altra coda muoversi da dietro. Aspetta, troppi alberi. Non ci vedo una mazza, non ci vedo una mazza. No, non c'è niente se non tigri. Ah sì, altra cosa, noi non ci siamo preparati nessuna trappola, niente. Perché qualcuno di voi mi ha detto... Ma quello è il mio Quetzal? No, scusate un attimo, voglio un attimo capire se è il mio Quetzal. No, no, non mi sembra il mio Quetzal, non c'ha una casa sopra, quindi no, non è il mio Quetzal. Dicevo, qualcuno di voi mi ha detto che si è addomesticato il Giga direttamente dal Quetzal, cioè sparandogli dal Quetzal, che in effetti non è una cattiva idea. Ma visto che noi abbiamo il grifone, stavo pensando quanto potrebbe essere suicida provare a prendere il Giga dal grifone. Potrebbe essere un atto molto suicida in realtà. Non sono neanch'io sicura di farlo. Intanto troviamo il Giga e poi valuteremo il da farsi. Intanto individuarlo sarebbe già un grande risultato. Mi sa che noi stiamo andando un attimino fuori dall'area dove si trova il Giga. No, 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 dai, dovremmo esserci. Dovrebbe essere sempre qua in zona. Proviamo a volare bassi, che se vediamo una scia di morte, sangue, distruzioni, cadaveri vari, diciamo che potrebbe essere un buon indizio, ecco. Ah, vicino alla lava, vediamo vicino alla lava, che al Giga magari piace stare vicino. No, però, aspetta, c'è uno spino intelligente che si fa il bagno nel fiume di lava. Complimentoni, ma lei è un genio. Un bel livello 79, tutto intelligenza. Cioè, ma stai scherzando, sei quasi morto, ma sei scemo. No, vabbè, ma io non ho parole. Continuo a voler fare una petizione per aumentare il livello di intelligenza delle creature. Scusate, ma mi sembra un po' d'obbligo a sto punto. Non è che è proprio tipo in cima in cima? Tipo re seduto sul trono? Che posto accogliente qui, mamma mia. Sì, 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 abbiamo caldo. Ci credo. Ma che bel posto accogliente. Sarebbe bellissimo costruire una base qui. Guarda qui. Vista sul fuoco, sembra di essere all'inferno, che bello. Per carità, il paesaggio non è niente male, mi piace molto. Però io vorrei vedere un Giga in questo paesaggio meraviglioso. Me lo potete concedere? No? No, ma quanto ci metteremo a trovarlo, ragazzi? Ci sarà la ricerca infinita. Guarda che bellino questo ptero! Ma ciao, ma che bello! Ma che bello! Aspetta, sento dei passi pesanti. Sento dei passi... Ah no, mi sa che era solo il paracera qualcosa. Ah, ci stiamo allontanando parecchio dal Quetzal però, Cribbio. Perde un pochino di utilità l'essersi portati il Quetzal appresso tutto il tempo per poi doversi fare miliardi di chilometri per raggiungerlo di nuovo. Non so se andare ad avvicinarlo un po'. Ma prima individuiamo il Giga, poi eventualmente andiamo a recuperare il Quetzal. Ma intanto mi serve capire almeno dove lo possiamo trovare. Allora, visto che eravamo molto molto stanchi di girare a vuoto in cerca del Giga, abbiamo provato a far despawnare, abbiamo usato i comandi per far despawnare tutte le creature e poi farle respawnare così pian piano nel gioco di sua sponte. E guardate cosa abbiamo trovato nel deserto, un bel Giga livello 34 che mi va benissimo. Allora, nella zona con la lava ho girato per altri 3/4 d'ora dopo aver dato il comando per despawnare tutti i dino. Non è comparso nessun Giga, quindi per l'amor del cielo abbiamo detto:
veniamo un attimino nella zona del deserto. Mi avete detto tutti che in teoria dovrebbe spawnare qui, ma io non lo trovavo. E invece adesso eccolo, piccino lui con quel suo clone. Guardalo che carino. Riusciremo a beccarlo da qui? Non lo so. Soprattutto una volta che l'ho tirato da questa parte, vabbè, allora la nostra base nel deserto è là dietro, perché ho lasciato il Quetzal, l'ho lasciato sulle montagne e me lo sono dimenticata. Ma perché non contavo di trovarlo qua davvero, il Giga? Cioè ho detto, vai, facciamo un salto, tanto per, giusto per non rimanere sempre nello stesso punto a girare intorno come dei deficienti. E invece, quindi il nostro Quetzal è rimasto lassù in cima alla montagnetta innevata e poi ce lo andremo a recuperare. Quindi il viaggio col Quetzal è stato pressoché inutile, ma non importa. Ciao Giga, dove sei? Ah, vedo la coda che spunta. Eccolo. Che ansia da prestazione che mi mette sta creatura. Guarda com'è cattiva. Ce l'hai con me. Ma non puoi salire qua sopra. Non prendermi in giro, non puoi salire qua sopra. Non ci credo. No, ok, infatti. Però, allora, a me non piace tanto questa posizione dove ci siamo messi, perché questo va sotto e io non lo vedo. E questo potrebbe essere un grande problema. Allora, direi che possiamo provare a sparargli direttamente dal grifone, come era nel piano iniziale. Vediamo se ci riusciamo. La vedo molto, molto difficile io questa cosa. In faccia, giustamente. Ciao Creep, tu vieni con me un attimino per cortesia. Ah, che ansia. Ok, vediamo cosa riusciamo a combinare, sperando di non farci uccidere malamente. Dove sei, Giga? Hai laggiù. Direi che si è accorto abbastanzina di noi. Ah, guarda, che brutto. Aspetta. Su. Vai su. Vai tanto più su. Ok, che ansia. Guarda che spunta la testolina. Aspetta che lo becco sul crestino. Pum! Ah, si arrabbia tanto. Ma non riesce a salire, papà, però... No, non riesce a salire, vero? Oddio, questo riesce a salire. Sentilo come cammina. Che passi leggeri che ha la bestiolina. Allora, proviamo un'altra cosa. Se io ora scendo, lo riesco a colpire senza cadergli in bocca, come... Che è la mia paura più grande. Dai, un paio di colpi e li stiamo riuscendo a tirare anche da qui. No, ora l'ho mancato clamorosamente, però aspetta che ci riprovo. Dammi un attimo, non abbassare la testa all'ultimo, Cribbio. E ogni tanto si blocca e a noi va molto bene. Dai, per favore, che mi inquieti già tantissimo se stessi fermo 2 secondi. Non piangerei, ecco. Una cacchiata quella di non farci una non preparare una trappola. Dove Cribbio è andato, mo? No, è una bestia improbabile da prendere senza una trappola. Proviamo a farlo. Aspetta, tanto di qua ci risale, non dovrebbe affogare. Se io lo faccio entrare in acqua e lui rallenta e si distrae probabilmente con i pesciolini, io forse riesco a beccarlo un po' di più. Aspetta. Dai. Forse così. Ah, aspetta, no. No, sei troppo vicino. Sei molto tanto vicino, aspetta. Viene distratti. Guarda quante creaturine con cui potersi distrarre. Guarda qui. Guarda che forse qua non ci arriva. Non ci arrivi? Non ci arriva la bestiolina. Allora aspetta. Guarda come butta giù gli alberi. Non è contento. Non è per niente contenta la bestiolina.
Che ansia. Ma ti sei bloccato in una roccia, Cicci? Oh, come mi dispiace. No, no, non si è bloccato. Non si è bloccato, non si è bloccato. Non si è bloccato manco per una cippa. Ah, però da qua lo prendiamo abbastanza bene. Vibra tutto. Da dove stai provando a salire, Lillo? Da, dove? 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 Non puoi salire qua, non puoi salire qua. Non è possibile. Mi rifiuto di credere che tu possa salire qua sopra. Ah, però un po' sale, però un po' sale. Magari non riesci a salire del tutto, ma un po' sì. Oh, guarda, rimane bloccato così. Aspetta, 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 aspetta. Qualche... dardo nel culetto, siamo riusciti a tirarglielo. C'ho un'ansia, ragazzi, c'ho un'ansia. Sta creatura mi mette in ansia. Ma sta già fuggendo? Sta fuggendo! Aspetta che sta fuggendo! No, 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 no. Grifo, grifo, veloce, 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 veloce che il tizio sta fuggendo. Ma non ci credo, ma davvero di già? Ma non gli ho sparato così tanti dardi, almeno non mi sembra. Ah, ah, aspetta, aspetta, ora non sembra che stia fuggendo. Ora non sta fuggendo manco per niente. È stata una gran cacchiata quella di non fare una gabbia. Cioè, una gabbia, almeno qualcosa per bloccarlo, porca miseria. Siamo stati un po' tontoloni, ci siamo gasati troppo. Pensavamo di essere più bravi di quel che siamo in realtà. Aia, aia, ci ha morso tantissimo. Ci ha morso tantissimo. Ma guarda sto Ringo che è caduto in acqua, ma porca miseria. Speriamo che ora riesca a risalire. No, 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 si immerge? Si immerge? Va bene. Non mi svenire in acqua, per cortesia, fai il favore. Tanto qui non ci arrivi, musetto bello. Poverino, guarda com'è insanguinata la nostra creaturina. Qui non ci arriva, vero? No. Più o meno non ci arriva, più o meno non ci arriva. Si è allungato abbastanza, un po' ci arriva, eh. Ma guarda, a me basta che svieni con la testa fuori dall'acqua, in effetti. Non è che mi serve che tutto il corpo stia fuori. Poggio la testolina lì sopra, ciccino. Dai che esce, No, che non esce. Ma porca puzzola, un po' è un bene perché rimane bloccato lì e lo possiamo... gli possiamo sparare direttamente in faccia. Un po' è un male perché se si addormenta con la testa sott'acqua potrebbe essere un problema. Vabbè, io continuo a colpirlo finché questo non inizia a fuggire. E poi, boh, vediamo. E poi decideremo il da farsi. Ti prego non affogarmi in acqua, ti prego. Ma perché sono tutte così rincoglionite le bestie di Ark? Mi mette un po' tanta ansia sparare al Giga da così vicino. Aiuto. Dai, se ci sviene così con la testa fuori dall'acqua, forse riusciamo ad addomesticarlo senza che ci muoia. Sarebbe un culo incredibile. Incredibili. Sarebbe un culo incredibile se succedesse così. Guarda che c'ha tutti i dardi sul muso e non ci sviene, porco cribbio. Stiamo finendo i dardi, per fortuna ce n'è altri sul grifo. Però se riuscissi a svenirci tipo ora, non mi dispiacerebbe. E lui se ne va e ci guarda. Va bene, ciao, buongiorno. Piacevole la passeggiatina sulla spiaggia, più o meno, vero? Ogni tanto va sott'acqua, non capisco se sta svenendo, se inciampa. Cosa succeda? Ma perché ogni tanto va sott'acqua? Ma tipo sta inciampando? Ah, cosa? 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 Maledetto! Dov'è? Dov'è il Giga? Ah, è qua, qua, ok. Sta facendo notte qua tra una cosa e l'altra, eh? Ah, è uscito! È uscito! Aia! Aia, è riuscito a uscire! Dannazione, ci stava andando così bene! Botta di culo gigantesca. Gigantesca tanto quanto il Giga. La bestiolina si è incastrata. Non ho capito dove,
Però è là in fondo incastrata. Io gli sto sparando da una distanza di sicurezza. Però lo sto pigliando a raffica e questo non si muove. È totalmente bloccato. Non ci posso credere. Non so contro cosa si sia bloccato. Non mi interessa saperlo. Noi andremo avanti così. E ovviamente è notte in realtà in questo momento. Non so se lo vedete bene il giga. Ovviamente dovrò alzare la luminosità al massimo. Vi chiedo scusa perché la grafica non sarà un granché, dovendo alzare la luminosità dal programma che utilizzo per montare video. Però almeno riuscirete a vedere qualcosa. Noi abbiamo già dovuto cambiare un fucile perché l'abbiamo devastato, si è distrutto. Questo è il secondo e si sta per rompere. Ora, è vero che il giga è bloccato, ma io vorrei evitare tanto tanto di dover tornare alla base del deserto per riparare il fucile e prendere altri dardi. Sarebbe cosa gradita se tu ci svenissi ora. Ebbene sì, nel frattempo tra un dardo e l'altro si è fatta mattina, ma durante la notte nel fucile ovviamente si è rotto, perché mai una gioia. E quindi che abbiamo fatto? Siamo dovuti tornare alla base nel deserto. Abbiamo preso un altro fucile, abbiamo preso anche un paio di dardi e siamo tornati qui e il nostro giga è ancora bloccato laggiù. Ma come siamo contenti, come siamo contenti. No vabbè, è una botta di culo incredibile ragazzi, botta di culo incredibile. Se non si fosse bloccato, lo ammetto senza problemi, non ce l'avremmo fatta a sparargli tutti questi dardi. Ma proprio, è stata una cavolata non fare la trappola, è stata una gran cavolata. Però vedi che ogni tanto le divinità di Ark hanno pietà di noi. Sì tizio, i dardi qua iniziano a scarseggiare e il terzo fucile si sta per rompere. Vorrei evitare di dover tornare un'altra volta. Ci è svenuto! Oh mio Dio! C'è svenuto! È svenuto, è svenutissimo! È svenutissimo! L'abbiamo preso! Woohoo! Cioè, preso, aspetta, non cantiamo vittoria, non cantiamo vittoria. Intanto l'abbiamo messo KO. È già tanto, mi ritengo tanto, tanto felice. Mamma mia, che ansia! Oh mio Dio! Veloce, veloce, dobbiamo andare a raccogliere Primate alla velocità della luce. Veloce, Zena. Vediamo anche di far uscire Crypto e ci andiamo a prendere altra Primate e soprattutto a prendere altri narcotici alla base. Oh, ne avevo lasciati un sacco sul Quetzal, dannazione. Bene, siamo all'8.3%, ci vorrà un'eternità, ok. Ok, ora gli sparo tutti i narcotici e poi ne andiamo a prendere altri alla base. Veloce, 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 dai, dove sono i narco, dove sono? Che è qua. Sì, ce n'è un bel po'. Qua ce n'è, dimmi che ce n'è anche qua, sì. Ok, ce ne serviranno tantissimi, dovremo anche tornare, aiuto. Perché dannazione non mi sono andata a prendere il Quetzal. Era pieno, il Quetzal è pieno di narco. Pieno di narco. Cosa ci fa un Baryonyx qua? È un Baryonyx? Sì, mi sembra di sì, vabbè non importa. Adesso torniamo di là. Aspetta, Primate. Ok, poi torniamo a prenderne altra, ma dopo, ora andiamo dal giga. No, quanto sei lento, Crypto, perché sei così lento? Ti prego, vai più veloce. Dov'era? Era qua dietro. No, dove è Crypto? Si è addormentata quella bestia, qua? Aspetta, qua, veloce, corri. Oh mio Dio, c'ho paura ad atterrare adesso, tipo si sveglia e ci sbrana. Ti prego. No, mamma mia, quanto gli scende. Aspetta. Pappati questo, aspetta che ti do altri. Ginetto, non puoi avere sete adesso, per l'amor del cielo. Siamo in un momento critico. Sì, ora ti do da bere. Bevi, per l'amor del cielo. Ah, aiuto. Quanto siamo con la Primate? 82%, dai, sta andando anche bene. Che ansia, ti prego, sbrigati. C'ho un'ansia che si svegli questo, oh mio Dio. Guarda che musetto sbaciucchino, bellino. Ah, siamo nella bocca del giga. Ora vedrai che per fare le foto sceme per Instagram la finiamo sbranati dal giga, vedrai, Uno, si è addomesticato. Ciao. Non ci vuoi più male, vero? Ciao piccolo. È nostro. È nostro. Tu riesci a liberarti? Sì. No, però non ci seguire così. L'ansia. Vieni. In tutto ciò io non ho ancora provato a fare la sella, ovviamente. Cosa serve per la sella del giga?
Fibra, lingotti e pelle, perfetto tesoro, torniamo a casa e la facciamo subito. Aspetta, aspetta, no, 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 non correre così, non correre così. Mi mette troppa ansia. Aspetta, mettiamolo subito nella sfera, ok, subito, subito. Ci sta questa bestiona nella sfera poké? No, non riesco a metterlo nella sfera poké. Ma davvero non posso metterlo? Ah, sì, sì, ok, ok. Dovevo solo beccare la zampa giusta, evidentemente. Ok, ok, ce l'abbiamo. Dov'è tutto quello che gli abbiamo messo nell'inventario? Nostro, nostro. Aspetta, non sprechiamo Primate, la diamo al nostro piccolo cripto e adesso ci andiamo subito a testare il Giga. Ok, allora vediamo di liberare qua il nostro gigantesco Giga, non farci male. Ok, grazie, che è salito a livello 50. Mi va bene, livello 50. E vediamo anche di farci allora la stellina. E vediamo anche di ripararci i fucili, che non mi farebbe schifo averli pronti per le prossime catture. Dov'è la sella? Dov'è la sella intanto? No, 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 no. Dov'è quel Giga, Giga, Giga? Ciao bestiolina, ciao bestiolina, posso sellarti senza che mi divori? Grazie. Ok, ok. Gigantesco, lento da morire ma gigantesco. Mamma mia quanto è lento per davvero. Aspetta, aumento poco poco la velocità di movimento. Poi tutti gli altri livelli li alziamo in cattiveria. Ma c'è qualcosa contro la quale posso, tipo, non lo so, scontrarmi? Vabbè, ma contro uno scorpione non c'è neanche soddisfazione, scusa. Una bestiolina un po' più grande, no? Ma mi sa di no. Ma mi devo ricordare, se non ricordo male, che a un certo punto lui si potrebbe tipo arrabbiare se lo faccio combattere troppo. Quindi dobbiamo anche stare attenti. Scusa insetto, non volevo ucciderti, l'ho solo calpestato, scusate. Dobbiamo stare anche attenti a dove mettiamo i piedi qui. Allora, alziamogli anche la stamina, che vedo che è un casino. Mio Dio, il ruggito, che figata. Ma davvero non mi uccidi gli scorpioni con un morso? Sono un po' delusa, eh. E vabbè. Ciao devastatori, piccoli devastatori. Ciao, ciao, non mi fate niente, non mi fate niente. E col sinistro? Aspetta, io adesso ho provato solo a mordicchiare gente, ma col sinistro dovrebbe farmi il mega ruggito del Giga, giusto? No, vabbè. Ok, sto tremando tanto. Allora, è un peccato non poterlo sfruttare al massimo in questa zona, perché effettivamente non c'è niente di interessante contro il quale poterlo far scontrare. Ma non importa, troveremo l'occasione di utilizzare questa bestiolina piccina piccina, adorabile, adorabile. Nel frattempo ci divertiamo con gli scorpioni, che io speravo, ripeto, di poter far fuori di morso. Ma vedo che qua il Giga non è che mi stia soddisfando molto. Speravo in più cattiveria, speravo in più cattiveria. Oh, guarda un bel gruppetto di devastatori. Buongiorno devastatori, salve. Salve. Tutto bene? C'è, hanno osato darci il danno da sanguinamento. Che schifosi. Ma come hanno osato, come si sono permessi? Ma aspetta, il ruggito del Giga fa qualche effetto sulle bestie? No, non mi sembra, è solo molto figo. Ok, bene. Va bene ragazzuoli, allora per questo episodio io direi di finirla qui. Ammetto che ci è andata veramente tanto a culo. È stato molto più culo che bravura la cattura di questo Giga. Mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Bacio, abbraccio a tutti. Ciao.